Episodio 2, parte 1, sotto il naso del NORAD. Collegandoci alla torre di comunicazione della Kent Sint, siamo risaliti al traffico radio della sezione rossa alla loro zona di atterraggio, ZA. Andrò ad esplorare l'area e svolgerò delle indagini. Come hanno fatto ad entrare con un LC-130 da trasporto nello spazio aereo statunitense sotto il naso del NORAD? Gabe ha esaminato i server della Kent Sint sui quali Freeman conservava i suoi file personali, ma ha scoperto che alcuni hard disk erano stati rubati. Se il presentimento di Gabe è giusto, potrei trovarli qui. Sembra che la sezione rossa stia saccheggiando la Kent Sint. Dobbiamo scoprire cosa stanno cercando e fermarli. Liang Xing. Ah, quindi adesso utilizzerò Liang Xing probabilmente, vero? Sì. Figo. Quindi anche in questo gioco si alternano Gabe e Lian. Gabe, mi ricevi? Lian, ti avevamo persa. Ho trovato una frequenza. Sono nella zona di atterraggio della sezione rossa. Hanno portato un Hercules e stanno disturbando le trasmissioni radio. Sono nella sala server della Kent Sint. Mancano 3 unità dati. Scopri se le stanno caricando sull'aereo. Ricevuto. Se sono qui le troverò. Xing, chiudo. Ok, questa è la discussione che abbiamo sentito praticamente poco fa. Quindi sono gli eventi praticamente in parallelo che si stanno svolgendo. Ecco, vedi, qua bisogna fare attenzione perché ci sono più nemici. Ma questo è silenziato? Perché in teoria io posso mirare con questo. Minchia, no, silenziato il cazzo. Silenziato proprio lu gran cazzo. No, vabbè. È fatto d'acciaio, è fatto. Oh merda. Vabbè. Qua è stata proprio una pessima scelta, probabilmente questo. Cioè, ho attirato praticamente tutti. Potevo gestirla sicuramente meglio, ma pensavo che quel fucile di precisione fosse, come dire, fosse silenziato. E non che facesse quel casino pazzesco. Allora, qui cosa c'è? Sali. Ah, ma perché devo salire su? Apri la cassa. Gabe, credo di aver trovato una delle unità base. Avevi ragione, la sezione rossa sta rubando i dati della Kent Sint. Giustamente accovacciata ho più mira. Ok, quindi le altre 2 casse. Quindi una sarà questa che c'è qua. Ah no, questo è il giubbotto antiproiettile. Questo è un medikit buono, me lo porto. Ma
non ci sono altre casse in teoria. A meno che vengono considerate queste, ma... No. No. Ma se faccio così le posso individuare? Forse sì, vedi? Sì, mi sa che così le posso individuare, vedi? Esatto. Aia, attenzione. Bellissimo il colpo in testa. E l'altra cassa era qui. No, questo è... Ah, eccola. Ok. Ok, trovati tutti. Ah, ok. Si conclude automaticamente. Ho trovato la terza unità dati. Ricevuto. Ora devi sabotare l'aereo. Non deve staccarsi da terra. Non preoccuparti. Questo non va da nessuna parte. Teresa, mi ricevi? Qui Liban. Come fanno questi a passare sotto il naso del NORAD? Contatta l'NSA e vedi se esistono dei piani di volo. Ok. Tu intanto puoi cercarmi il codice del transponder dell'aereo. Devono aver trovato il modo di bypassare il codice di protezione. Ricevuto. Xing, chiudo. Dov'è il rapporto sulla sicurezza del perimetro? Nessuna novità, signore. Ci sono troppe interferenze radio. Allora controllerò le pattuglie di persona. Voi attenti. Voglio che questo aereo sia ben protetto. Sì, signore. Ricevuto. Sembra quasi che sia stato doppiato, velocizzato il gioco. Non so se è un difetto del... Ho la keycard di sicurezza del terminale del transponder. Ricevuto, resto in attesa. Ah, minchia, hanno i giubbotti antiproiettile questi. Quindi il giubbotto antiproiettile non lo posso sfondare? Niente, gli devo sparare in testa. Devo avere... diciamo un po' di mira, un po' di mira in più. Teresa, ho trovato il transponder e recuperato il codice. Ricevuto. Ho controllato il NORAD. Dentro lo spazio aereo americano non risulta nessun volo di Hercules. Ma l'aereo è qui. Chiedigli di spiegartelo. Lo farò. Intanto dobbiamo essere sicuri che non possa fare altri voli non autorizzati. Ci penso io. Xing, chiudo. Palla in buca! Oh oh. Palla in buca vuol dire che mi ha lanciato una granata. Ah, ok. Ora dobbiamo salire. Guarda che belli. Qua ci sono due bei fucilozzi. Bello, un UAS 12. Quello stesso fucile che c'era su... su Seven Filter 2. Attacchiamola! Ok, fatto. Gabe. Ho piazzato del C4 sull'aereo della sezione rossa. Tra pochi minuti sarà costretto a terra per sempre. Ottimo lavoro, ora torna alla raffineria. Punto d'incontro all'avamposto. Prima devo sgombrare l'area e far esplodere l'aereo. Xing, chiudo. Hanno preso il gatto delle nevi. Oh oh. Che è tipo Vulcan Raven.
Ok, questo l'abbiamo fatto fuori, che era la cosa più importante. Questo l'abbiamo fatto fuori pure. Questo l'abbiamo fatto fuori pure. Ma da dove scende? Ce la fai a scendere? Bravo. Eh sì, i comandi sono un po' inceppati. Copertura! Maledetto! Vedi, dobbiamo aspettare praticamente un po' tutti. Sembrano quasi quei giochi un po' bullet time. Cioè, è molto facile come gameplay, perché alla fine basta che ti ripari e hai praticamente finito, però... Gabe, ho ripreso il controllo del gatto delle nevi. Sto per far saltare... Maledizione, questi da dove sbucano? Cioè, loro si muovono un po' anche come dei ceppi, giusto? Quindi è abbastanza facile colpirli. Ok. Ecco, classica scena, esplosione. La sezione rossa è ufficialmente senza mezzi di trasporto. Camminata rallenta. Ricevuto, mi sto dirigendo al laboratorio chimico. Sarò da te in 10 minuti. Vado al punto di incontro. Xing, chiudo.